Siamo venuti per la prima volta a fare una passeggiata sulla spiaggia per far uscire i bambini, i ragazzi, per farli sfogare un po', perché insomma sono fosforescenti oramai come colore. Ostia, storico sbocco sulla costa della capitale, il lungomare torna lentamente a ripopolarsi. Tanta voglia di mare, tanta voglia di tornare alla normalità, speriamo che tutto vada per il meglio. Stabilimenti ancora chiusi, la stagione in Italia riapre a macchia di leopardo. Il 23 maggio in Emilia-Romagna, il 29 per Marche e Lazio, il 6 giugno in Sicilia, mentre Liguria, Toscana, Campania e Calabria accolgono già i visitatori e per tutti il lavoro e la sfida per l'accoglienza in sicurezza. Le preoccupazioni, l'imprenditore deve insomma cercare di guardare sempre positivamente. Le preoccupazioni economiche ci sono state perché la filosofia di questa struttura balneare vive il mare tutto l'anno. Misure che, imponendo un'inferiore capacità di accoglienza, porteranno inevitabilmente a inferiori introiti per le strutture, la scommessa è anche sul turismo di prossimità, abbonamenti in primis. Abbiamo perso molti eventi privati, eventi corporate, eventi aziendali dunque, e più del 40% di fatturato quindi. Questo è il primo fine settimana che andiamo incontro, ci stiamo cercando di organizzare anche a livello di prenotazioni, cercando di non accumulare gli ingressi, quindi scaglionare gli orari, le fasce di orari, allungare eventualmente un po' l'orario di servizio per agevolare il tutto. Abbiamo riscoperto tante cose, tra cui giocare con mia figlia anziché giocare a tennis, e questa è un'altra cosa importantissima.